Anche la vecchia signora cerca nuovi introiti dalla pubblicità, presenta sulle maglie bianconere il marchio di una ditta di abbigliamento, forma di pubblicità che però rientra nei regolamenti della Lega. La Roma si presenta in campo addirittura con maglie di tipo nuovo. La rinnovata linea stilistica porta fortuna alla Roma, come vedremo. Per il primo quarto d'ora è la Juve a condurre il gioco. Aggredisce i giallorossi. Gentile al secondo spreca di testa un'ottima occasione su cross di Scirea. Poi sempre Gentile tira da fuori area, ma Conti non ha problemi. La Roma contiene bene la sfuriata bianconera e man mano riesce a impostare il suo gioco con ordine e decisione. La Juventus si innervosisce, comincia a giocare duro. Soprattutto Furino, il capitano, si fa prendere dal nervosismo. L'arbitro Bergamo non è deciso. Prende qualche decisione giudicata un po' favorevole ai bianconeri. Di Bartolomei intanto aggiusta la mira. Al 25esimo Zoff para. Al 30esimo corner di Bartolomei, testa di Santarini, Furino salva sulla linea. La Juventus si innervosisce ancora di più. Furino, già ammonito, è il meno freddo di tutti. Continua a commettere falli, ma l'arbitro non prende provvedimenti. Però proprio questo nervosismo costa caro alla Juve. Segna Di Bartolomei, che descrive così il suo gol. Rimbalzata tra di loro, io sono riuscito... Tra Borelli e Furino. Sì, sono riuscito a prenderla e andare via verso Zoff. Poi ho tirato, ho messo all'angolo dall'altra parte. Lui mi è venuto incontro e ho messo dall'altra parte. Per il resto niente. Vi ringrazio, sì, so che capirete. Un gol importante comunque, un gol molto importante. No? Per la Roma molto importante. La Juve perde la flemma, si impappina, la Roma al 40esimo ha un'altra occasione, ma Ugolotti la sciupa. Nel secondo tempo la Juventus cerca di dare più incisività all'attacco, entra Virdis al posto di Tardelli, mentre la Roma rafforza poco dopo la difesa con la soluzione di Chinellato al posto di Borelli. Pressione juventina. Boninsegna, alto di testa. Al 21esimo, traversa colpita da Causio. E occasione mancata poco dopo da Bettega. Poi i giocatori prendono la mano all'arbitro. Virdis colpisce con la testa Di Bartolomei che va a terra. Ecco, vediamo Virdis, la testata, Di Bartolomei va a terra. Bergamo si consulta con la guardialine ed espelle sia Virdis che Di Bartolomei inspiegabilmente. La Juve continua ad attaccare, ma una bella serie di parate di Paolo Conti, come questa al 35esimo sul tiro di Cucureddu, non le permetteranno di segnare. Un minuto dopo Zoff esce di piede su Golotti, poi ancora Conti primatore. Al 40esimo tiro di Cucureddu. Tre minuti dopo, Fanna. Poi l'azione per la quale gli juventini reclamano il rigore per fallo su Bettega. Infine, proprio a pochi secondi dal termine, Conti salva il risultato. Bettega Boninsegna, ma Conti blocca con sicurezza.